tornata in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere, mostrarvi i miei 10 preferiti del 2017. Ho selezionato prodotti di make up e qualcosina di skincare e ho deciso di selezionare quei prodotti che davvero ho sempre utilizzato durante l'anno passato, che ho sempre ricercato nel mio beauty, quei davvero che ho utilizzato di più e che mi sono piaciuti molto, insomma i miei preferiti, i top del 2017. E parto subito da questo prodotto. Si tratta di un prodotto di skincare per rimuovere il trucco. Questo è di Clinique, il Take Day Off. Si presenta come un balsamo, infatti la consistenza è davvero molto molto densa. Cosa bisogna fare? Bisogna semplicemente prendere una noce di prodotto, applicarla sulle mani, andare a massaggiare il prodotto, a scaldare il prodotto tra le mani, insomma. E poi quando il prodotto sarà diventato completamente oleoso, come in questo modo, e si va semplicemente ad applicare su tutto il viso. Io strucco il viso completamente, occhi e viso, con questo prodotto. Mi ci trovo davvero benissimo. Spesso utilizzo anche l'acqua micellare, però questo è stato il mio prodotto per struccare preferito in assoluto, perché è super veloce. Adesso non mi devo più toccare i capelli, perché altrimenti mi sporco tutta. Comunque è davvero un prodotto fantastico, perché strucca, non brucia sugli occhi, cosa fondamentale per me. Quindi quando insomma il prodotto si è trasformato in un olio, va massaggiato su tutto il viso. Mi concentro maggiormente sugli occhi, con movimenti comunque delicati, movimenti circolari. Vado a struccare per bene tutto il mio viso, ci dedico circa un minuto e mezzo, poi vado a bagnare leggermente le mani e poi vado a risciacquare nuovamente sul viso. Porto un po' di acqua sul viso, vado a massaggiare e l'olio si trasforma in latte detergente, diciamo. Quindi vado a risciacquare per bene, vado a togliere il make up in eccesso, poi risciacquo completamente con acqua tiepida e ragazze è fantastico, cioè io mi ci trovo davvero benissimo, perché strucca in pochissimo tempo, rimuove davvero qualsiasi tipo di make up, non brucia sugli occhi, fa tutto insieme. Se vi capita davvero ragazze, provatelo perché è fantastico, io sicuramente lo utilizzerò anche quest'anno. Adesso però vado a lavarmi le mani, altrimenti faccio un casino. Mani lavate, davvero questo prodotto top, uno dei miei prodotti preferiti in assoluto di questo 2017. Poi sempre per te, restando in tema skincare, diciamo, voglio parlarvi di questo scrub per le labbra, il mio preferito in assoluto davvero, e si può ben capire perché è quasi completamente finito. Questo è il Labracadabra Labbrasivo di Lush. I fidanzati l'amano. Innanzitutto ragazze, cioè, ha un profumo questo scrub pazzesco, alla fine del mondo, sa tantissimo di fragola, che ti viene voglia davvero di mangiarlo, è buonissimo. Vado semplicemente a prendere un po' di prodotto sul dito e vado a massaggiarlo sulle labbra. Lo scrub lo faccio circa 2-3 volte a settimana, la sera prima di andare a dormire, e questo davvero ragazze è fantastico. Questo prodotto mi piace per due motivi. Il primo è perché sì, va a esfoliare le labbra, ma senza infastidirle troppo, diciamo, perché comunque si tratta sempre di un prodotto con all'interno dei granuli, che va ovviamente, devono andare a grattare, a togliere la pelle in eccesso, le pellicine, le pelle morte, la pelle morta. Però allo stesso tempo non va a danneggiare le labbra, quindi non mi trovo le labbra più completamente arrossate, troppo stressate, diciamo. E poi il profumo, cioè, è troppo, troppo, troppo buono questo prodotto. Lo utilizzo davvero, l'ho utilizzato davvero tanto durante quest'anno, specialmente lo utilizzo di più nel periodo invernale, perché le mie labbra ne risentono maggiormente. Davvero top anche questo prodotto. Il profumo poi, ripeto, non parliamone, è troppo troppo buono. Se vi capita, provate anche questo. Un altro prodotto sempre di skincare che ci tengo tantissimo a consigliarvi è questo tonico di Pixi Beauty, Glow Tonic. Questo è nuovo, devo ancora utilizzarlo, ne ho fatti andare due quest'anno. È in assoluto il mio tonico preferito. Io utilizzo il tonico quasi tutte le sere, dopo essermi struccata vado a tonificare insomma la mia pelle per far ripristinare il pH naturale della pelle con un semplicissimo dischetto di cotone. Questo è sicuramente il mio tonico preferito, il migliore che io abbia mai trovato, perché in realtà non è solo un tonico, ma è molto di più, perché va anche ad esfoliare in modo delicato la pelle senza granuli aggiunti. Non c'è tra l'altro l'alcol all'interno, è perfetto anche come prodotto anti-age. Io lo utilizzo tutte le sere o quasi tutte le sere dopo essermi struccata, e mi sono accorta che utilizzando questo prodotto, questo tonico, a differenza di altri, oltre che tonificare il viso, rendere la pelle più luminosa, specialmente quando ho la pelle un po' più spenta, mi rendo conto che questo va a dargli veramente un sacco di luminosità, la illumina molto di più, la rende proprio una pelle più sana. Va anche a rimuovere le impurità, la sporcizia che c'è
luce sul viso e inoltre rimuove anche gli ultimi residui di make up. Mi sono accorta di questo utilizzando altri tonici. Con altri tonici questa cosa non succede, quindi dopo essermi struccata passavo il tonico e non trovo il dischetto di cotone sporco, mentre invece è sporco di make up, mentre invece con questo mi sono accorta che succede, perché davvero va a pulire bene in profondità la pelle. E infatti se c'è ancora qualche residuo di make up, questo tonico lo elimina, lo pulisce del tutto. Davvero fantastico, io ne ho fatti andare appunto due nell'arco di questo 2017, questo è il terzo, devo ancora iniziarlo. È davvero fantastico, anche il profumo è molto molto delicato. L'unica cosa negativa di questo prodotto è che ahimè non è reperibile in Italia, si può trovare però sul sito di Pixy Beauty, non so però se spedisce in Italia, a me li hanno mandati, quindi sinceramente non so, ma forse credo di sì. Non voglio dire una cavolata però, si può trovare comunque in Inghilterra, ad esempio a Londra so che rivendono Pixy. È un brand che mi piace molto, ma questo in assoluto è il mio prodotto preferito del loro brand. È un tonico che non è solo un tonico ed è davvero fantastico. Adesso invece passo alla categoria make up. E uno dei miei prodotti preferiti di make up che ho utilizzato praticamente da quando è uscito è questo fondotinta di L'Oreal, l'Accord Parfait. Ci sono tantissime tonalità e questa è una cosa bella di questo fondotinta, perché ci sono, se non sbaglio, 20 tonalità diverse, dalle più chiare, quelle più chiare, chiare, chiarissime, a quelle scure. Quindi davvero per ogni tipo di carnagione, per ogni tipo di colore di pelle c'è il fondotinta adatto a voi. Quindi già questa è una cosa fantastica. Poi un'altra cosa che mi piace tantissimo di questo fondotinta è che va a illuminare il viso. Ci sono, se guarda bene il fondotinta, sembra di vedere all'interno delle micro perlescenze dorate che poi in realtà sul viso non si vedono. Io vado ad applicarlo con la Beauty Blender, solitamente leggermente inumidita. Ha una copertura medio-bassa, non va a coprire troppo, non è un fondotinta di alta copertura, quindi se cercate un fondotinta che vada a coprire delle imperfezioni magari un po' più evidenti, questo sicuramente non è un fondotinta indicato, però per le mie esigenze è perfetto, lo utilizzo tutti i giorni, è impalpabile, non sembra neanche di avere un fondotinta addosso, perché è davvero super leggero, va a rendere la pelle super super luminosa. Devo dire che ha anche una buona durata, mi capita di applicarlo ancora la mattina presto prima di uscire di casa e rientrare nel tardo pomeriggio / sera e rendermi conto che il fondotinta è ancora lì, non ci sono chiazze, macchie particolari perché magari il fondotinta è venuto via. No, devo dire che dura parecchio, dura tutto il giorno. Ecco, ripeto, è comunque un fondotinta di media bassa copertura, però se avete qualche rossore, ad esempio io qua intorno al naso tendo ad essere leggermente più arrossata, o magari qualche brufoletto, comunque copre. Non è altissima copertura, però almeno i rossori quelli li va a coprire. Io davvero da quando ce lo sto utilizzando sempre sempre sempre, perché è veramente fantastico. Un altro prodotto che non posso assolutamente non inserire in questo top dei prodotti del 2017 è il mascara Paradise Ecstatic, sempre di L'Oreal. Questo in realtà è un preferito dell'ultimo periodo del 2017, perché è uscito dopo l'estate. Ragazze, è fantastico, innanzitutto il pack è tutto così rosgoglio, lo trovo davvero bellissimo. Poi, tra l'altro quello che sto indossando anche in questo video, va a rendere le ciglia, va a incurvarle, a volumizzarle, è super super nero, mi piace davvero un sacco, è praticamente quasi identico al Better Than Sex della Too Faced, però c'è una bella differenza di prezzo, quindi sicuramente questo top. Da quando è uscito praticamente anche questo lo sto utilizzando quasi quotidianamente, perché è davvero fantastico, va a incurvare le ciglia, le volumizza, poi all'interno ci sono anche degli oli particolari, come ad esempio l'olio di ricino, quindi oltre che andare a dare volume alle vostre ciglia, ad allungarle tutto quanto, vi prendete cura anche delle vostre ciglia. Questo mascara si prende cura anche delle vostre ciglia ed è davvero fantastico. Ne ho già un altro pronto perché questo è quasi finito, ormai è aperto da diversi mesi, si sta anche un po' seccando, però davvero il mio mascara preferito in assoluto del 2017. Andando avanti, un altro prodotto che mi sono resa conto di aver ricercato parecchio nel corso di quest'anno nella mia trousse è questo ombretto in stick di Kiko, che è tutto completamente svedito, tutte le scritte se ne sono andate perché ormai ce l'ho da un po' di anni, però quest'anno l'ho usato più che mai. Ho soltanto questa colorazione che è la 06, che è un bronzo shimmer con i brillantini all'interno,
ed è completamente finito, cioè vi rendete conto, non esce più niente, la mia è completamente finita, infatti dovrò buttarlo e andrò subito ad acquistarne uno nuovo perché mi piace tantissimo per due motivi. Sia per la scrivenza, perché sono super super scriventi, questo è un blotting stick di Kiko che ci sono veramente da tanto tempo, infatti io questo credo di averlo almeno da 2 annetti, se non di più. È davvero fantastico perché lo utilizzo sia come ombretto su tutta la palpebra, quindi andavo semplicemente a mettere il prodotto su tutta la palpebra, poi sfumavo con un pennellino, oppure essendo comunque un ombretto in stick mi è capitato tantissime volte, anche specialmente la mattina quando ero di fretta, non avevo tempo di truccarmi però volevo truccare gli occhi, mi è capitato tantissime volte di andare ad utilizzare questa matita come se fosse un eyeliner, quindi facevo una semplicissima riga d'eyeliner che in meno di 10 secondi avevo fatto, quindi top, fantastico, molto meglio di un eyeliner nero che a volte la mattina quando si è di fretta è meglio evitare. Con questo non c'era nessun problema, facevo la mia riga super super veloce, un po' di mascara e io ero pronta. Io adoro, lo sapete, i colori, i bronzi, i colori nude, marroncini, tutto quanto sugli occhi. Questo infatti è stato un colore che ho amato tantissimo, che davvero ho utilizzato talmente tanto che ho finito, quindi dovrò assolutamente fare scorta. Un altro prodotto che ho utilizzato tantissimo, in realtà sono due, però voi pensateli come un unico prodotto, perché mi piacciono entrambi nello stesso modo, sono praticamente, hanno la stessa funzione, lo stesso utilizzo, non sapevo scegliere, allora li ho selezionati tutti e due. Sono i bronzer di Benefit della linea Hoola. Questo è Hoola Contour Stick, uno stick in crema che ragazzi mi piace tantissimo perché è super pratico e facile da utilizzare. Io vado semplicemente a tracciare 2 linee sotto gli zigomi, metto un po' di prodotto anche sulle tempie e poi vado a sfumare il tutto con un pennellino. Guardate, mi è piaciuto talmente tanto che praticamente sono a più di metà anche con questo prodotto. È fantastico perché si applica davvero velocissimamente, io faccio appunto le mie 2 linee, vado a sfumare un po' con un pennellino e voilà, ho fatto la mia ombreggiatura, il mio contouring, che comunque è super super leggero, però c'è quell'effetto leggero che mi piace molto, anche la mattina quando sono di fretta. Questo è un prodotto che davvero utilizzo con super super facilità. Altrimenti l'altro è questo di, sempre di Benefit, Hoola. Questo è la versione Hoola Light, quindi in realtà questa sarebbe la cipria abbronzante, la cipria colorata, che però io utilizzo come bronzer. È un bronzer completamente matte, super super opaco, mi piace un sacco questo colore, è super naturale, si uniforma perfettamente con l'incarnato, si sfuma benissimo, dà un effetto veramente super naturale al viso. A me non piacciono quei contouring troppo definiti, troppo troppo evidenti, super forti, a me non piacciono, preferisco una cosa più naturale, più leggera, e con questo, ma in realtà anche con questi prodotti riesco ad ottenerlo, si sfumano davvero benissimo. Questo poi è ancora più veloce perché in 2 minuti davvero ho fatto tutto. Un altro top che assolutamente non posso inserire nei miei preferiti 2017 è sempre di Benefit ed è il Gimme Brow per le sopracciglia. Questo è un gel colorato per sopracciglia. Mi piace tantissimo per 2 motivi, innanzitutto perché se le utilizzate fissa le sopracciglia, non si muovono più, restano lì belle fisse per tutta la giornata. Però mi piace molto anche perché essendo un gel colorato si può utilizzare anche semplicemente senza andare a ritoccare le sopracciglia, quindi se volete, se una mattina non avete tempo di stare a ritoccare le sopracciglia o se avete la fortuna di avere delle sopracciglia già abbastanza folte e volete semplicemente fissare, dargli un po' di colore, magari riempirle leggermente se avete qualche buchetto qua e là, questo è un prodotto fantastico che fa per voi. Io quasi sempre le vado a ritoccare perché comunque mi piacciono le sopracciglia un po' più definite e le mie hanno un po' di buchetti, avendo strappato tanti peli in passato, non sono più cresciuti, e quindi solitamente vado sempre a ritoccarle con la matita e poi passo al Gimme Brow per fissarle. Però mi è capitato anche quando ero davvero davvero di fretta, quando magari in estate dovevo andare in piscina o cose così, mi è capitato di andare a mettere soltanto un po' di questo prodotto, il Gimme Brow, sulle sopracciglia, e va comunque leggermente a coprire i vari buchetti. Io ce l'ho nella tonalità 05, che è un marrone abbastanza scuro, perché se non sbaglio le tonalità arrivano fino al numero 6, quindi questo è poco più chiaro del colore più scuro. Fantastico, prodotto fantastico. Un altro preferito è questa cipria in polvere libera di Puro Bio. In realtà questa nasce come primer, quindi andrebbe applicata sul viso
prima di mettere il fondotinta oppure applicata sulle palpebre prima di andare a mettere l'ombretto. Io in realtà però questa la utilizzo come vera e propria cipria e non come primer, quindi la utilizzo sopra il make-up e non prima del make-up. È in polvere bianca, in polvere libera bianca, però poi in realtà sul viso non ha assolutamente colorazione. Mi piace un sacco per fissare il make-up perché lo fissa, il trucco mi dura per tutto il giorno, magari tende leggermente a svanire nella zona T, infatti quando lo vado ad applicare mi concentro specialmente nella zona T perché è quella che tende di più a diventare oleosa, quindi mi dura un pochettino di meno, però sul resto del viso è davvero fantastica, mi fa durare davvero il make-up a lungo. Mi piace perché è impalpabile, non si sente sul viso l'effetto e il risultato che dà, mi piace molto proprio perché va a opacizzare completamente tutta la zona del viso, davvero una cipria fantastica anche questa. E il top, forse dei top del 2017 è sempre un prodotto di Puro Bio, adoro Puro Bio, un brand che mi piace molto, ed è l'illuminante 01, il colore più chiaro, il colore champagne, che tra l'altro è quello che sto indossando in questo video, ma adesso voglio applicarlo ancora nuovamente per farvi vedere l'effetto. Davvero è l'illuminante più bello che io abbia mai provato, è super super scrivente, cioè non so se riuscite a vedere, super super scrivente, mi piace il colore che è il classico colore champagne. Si sfuma benissimo, a me questo capita di indossarlo, di utilizzarlo anche o all'inizio dell'occhio per andare a illuminare il condotto lacrimale, mi capita anche di utilizzarlo sulla palpebra come vero e proprio ombretto, cioè è fantastico. E ho visto un video di Clio che diceva che si poteva volendo utilizzare anche sulle labbra, andare a mettere semplicemente un po' di gloss e poi picchiettare sopra o al centro delle labbra questo illuminante. Ragazze, è fantastico, davvero fantastico, infatti adesso voglio andare a metterla ancora un pochettino e farvi vedere la scrivenza. Già comunque penso che si riesca a vedere qualcosa, cioè guardate, cioè spettacolo, è troppo troppo bello, cioè guardate che spettacolo, che meraviglia. Volendo, se volete un effetto più intenso lo dovete sfumare semplicemente di meno, se invece avete un effetto un po' più naturale sfumate, sfumato, comunque si sfuma davvero benissimo e il risultato, c'è qualcosa di pazzesco. L'hanno fatto in tre colorazioni, questo che è il colore classico, colore champagne, rosato e bronzo colore rame, ma questo è in assoluto il mio preferito, quello che davvero utilizzo tutti i giorni. Quando voglio una cosa più leggera ne metto un pochettino di meno, quando voglio qualcosa di più intenso allora abbondo un pochettino. Davvero l'illuminante più bello che io abbia mai provato e probabilmente il prodotto migliore del 2017, il mio preferito in assoluto del 2017. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono stati i vostri prodotti di make up, di capelli, che io in realtà non ho inserito nessun prodotto di capelli perché non c'è stato niente in particolare che mi abbia fatta innamorare, non c'è stato nulla, quindi non ho selezionato nulla. Comunque insomma, fatemi sapere quali sono stati i vostri preferiti di questo, dell'anno passato, di questo 2017 appena passato. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, e voglio farvi vedere anche questo pollice in su che mi ha fatto Ali, la mia nipotina Alice, che mi ha fatto insomma questo pollice in su, ha scritto il suo nome e mi ha fatto scrivere anche il mio nome. Insomma, voleva che lo facessi vedere in un video. Ed eccolo qua, pollice in su. Comunque, a parte questo, io spero davvero, ragazzi, che il video vi sia piaciuto, di esservi stata utile. Se è stato così, pollicino in su. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!